si parla di questo straordinario appuntamento che si è svolto il 14 novembre scorso a Mosca. Nella prestigiosa cornice del Ritz-Carlton Hotel si è svolta la cerimonia dei World Fashion Luxury Awards, con la finalità di premiare le personalità di maggiore influenza nel mondo della moda. Il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Mario Boselli, ha ricevuto il premio per il suo importante contributo nello sviluppo dell'industria della moda italiana. E allora noi cogliamo questa occasione, questa onorificenza importante per il presidente Mario Boselli, ritrovandolo grazie all'incursione in Milano Vende Moda di Emanuele Paonessa, che l'ha incontrato qualche tempo fa. Sentiamo cosa aveva da raccontarci. Ecco, col presidente della Camera della Moda Boselli, ecco, un resoconto di questa settimana, come è andata, i top, magari anche i flop di questa settimana. Allora, direi, è andata bene, direi soprattutto bene quello che noi temevamo, e cioè che magari negli ultimi giorni ci fosse un calo di tensione. No, ci sono stati buyer e stampa, entusiasti fino alla fine, e quindi stiamo ancora vedendo oggi, l'ultimo giorno, delle belle collezioni. Quindi io non riesco a vedere un flop o un lato negativo. Dobbiamo poi attendere per vedere il seguito commerciale che avrà, ma ci sono tutti i presupposti che sarà positivo. Ecco, infatti si aspettava una settimana della moda diversa, visto il momento un po' particolare che sta attraversando l'Europa tutta, e quindi questa è stata una svolta forse per Milano, per l'Italia anche? Direi di sì, nel senso che le collezioni noi ce le aspettavamo come sono state, belle, grintose, creative. Quello che abbiamo visto in più in questa edizione è che si è tornati un po' a investire sugli eventi collaterali, che è un indice di salute, vuol dire che la gente ci crede e investe per. Esatto, e quindi in questo momento la Camera della Moda si ritiene soddisfatta comunque del lavoro svolto o assolutamente vuole migliorare qualcosa? Allora, prima di tutto c'è sempre qualcosa di perfettibile. Io sono l'ultimo a poter esprimere una valutazione sul lavoro svolto dalla Camera, perché sarebbe nel caso di specie un autoincentarsi, però mi sembra che i pareri generalizzati di stampa e buyer siano positivi. Quindi possiamo dire arrivederci a fine febbraio? Sì, e se volete ancora prima, a metà gennaio, con Milano Moda Uomo. Esatto, quindi Milano Moda Uomo ci aspetta il prossimo anno 2013. Arrivederci. Auguri, grazie a lei.